Buonasera e bentornati a una nuova edizione di Municipio X. Questa sera siamo insieme ad Erika Costa dell'iniziativa Shop Local Milan. Allora Erika, intanto buonasera, buonasera. E lascio a te la parola per raccontarci di cosa si tratta, questo progetto in cosa consiste. Allora, è un progetto, un'iniziativa che vuole dare visibilità ai negozianti, quindi a, soprattutto negozi di quartiere. Vogliamo coprire proprio bene o male tutti i quartieri centrali e limitrofi della città di Milano e aiutare anche e soprattutto i cittadini a trovare questi negozi in base poi alle tantissime categorie che ci sono di prodotti. E come è nata questa iniziativa? Perché la storia è particolare, interessante e secondo me arriva giusto al punto. È nata durante l'organizzazione del mio matrimonio, durante il 2018, io e Stefano ci siamo sposati nel luglio 2019, durante il 2018 mi trovavo lì a cercare buste per gli inviti, cartoline eccetera, e nel cercare poi io stessa magari per facilità mi veniva da andare a informarmi sui siti online, quindi trovare quanto costava un pacchetto di buste per utilizzarle. Poi mi è venuto il dubbio, ho detto ma non so come sono esattamente fatte, magari vorrei capire qualcosa in più, e allora è entrata l'idea, ho detto ma vado, perché sto cercando online, vado giù un secondo, cerco una cartoleria qua in giro che ci sono diverse e chiedo all'interno. Poi sono andata in cartoleria, la signora gentilissima mi ha fatto un sacco di domande, mi ha chiesto ma che colore vuoi, le ho fatto vedere anche quello che dovevo inserire all'interno e mi fa guarda che secondo me è meglio se metti una busta di questo colore che è un po' meno bianca, va meglio con quello che vuoi, ti posso dare la quantità che vuoi. Quindi mi sono diciamo ricreduta o mi ero resa conto che io stessa stavo sbagliando a prendere un'altra strada e che dovevo un po' guardare anche sotto casa invece di... Sì, è stato proprio forse il rapporto umano che ha fatto un po' la differenza. Esatto. Cioè, ti rendi conto che lo scambio aiuta non solo a capirsi meglio, trovare anche proprio il prodotto giusto, che poi ha numerosi vantaggi. Ma nella tua ricerca, insomma, nata con quest'idea di promuovere lo shop local, ti sei resa conto di alcuni settori in particolare che sono per lo più invece relegati all'acquisto online? Sì, penso soprattutto con diciamo, questo momento in cui è stato per me la rivelazione in qualche modo, quindi la cartoleria. Penso sia uno di quelli forse che ha sofferto di più di questa abitudine delle persone di cercare tutto online, quindi sia la cartoleria, poi allo stesso tempo l'abbigliamento tantissimo, quindi questa abitudine di cercare ogni singolo prodotto e farselo spedire direttamente a casa, quindi non vediamo neanche quello che stiamo acquistando. E più che altro non ci rendiamo neanche conto che probabilmente stiamo cercando un paio di scarpe nere, stivaletti neri e magari ci sono 3-4 negozi a 100-200 metri da casa che li vendono. Quindi penso cartolerie, abbigliamento, ho notato anche tantissimo profumerie ad esempio, che io stessa in un primo momento non mi ero mai rivolta anche alla profumeria del quartiere per andare a trovare qualcosa, invece ci sono tantissime in zona. Ed è uno di quei prodotti anche che molti fanno con un click e vanno arrivare a casa. Sì, quei prodotti tra l'altro che poi invece hanno proprio bisogno di una prova, insomma, sì, in primo piano. Profumeria, no? Infatti. Cioè, anzi, il consiglio insomma, di un esterno può aiutare nella scelta sicuramente. E poi credo, insomma, mi permetto di dirti questa cosa, che con l'esperienza della pandemia ancora di più ha senso un'iniziativa come Shop Local, perché ci siamo abituati a comprare online. E questo però comunque vuol dire anche non sperimentare in prima persona, non avere il modo di toccare con mano e valutare. Infatti secondo me, e noi l'abbiamo, infatti quando poi è passato il lockdown e durante lo stesso lockdown, seguendo e conoscendo anche molti negozianti, ci siamo accorti di come loro sono stati impattati dal lockdown
E poi vedendolo anche nelle persone, vediamo come a nessuno penso sia piaciuto essere chiuso in casa, costretto a eventualmente, se avevi bisogno di qualcosa, cercare di capire come certo. procurarselo. Quindi a nessuno è piaciuto questa situazione. Penso che a nessuno piacerebbe se effettivamente un giorno ci ritrovassimo tutti in casa a ordinare tutto da casa e senza poter scendere e fare due passi e vedere cose belle nel quartiere. Sì, un modo anche per non dare più per scontato nulla, insomma, esatto. quello dell'esperienza della località poi ha proprio questo vantaggio. Tra gli altri, perché mi raccontavi che in realtà appunto uno dei vantaggi è sicuramente quello della sostenibilità, della qualità. Sì, noi infatti parliamo sempre di diversi aspetti, quindi sicuramente il tema della sostenibilità, perché da un lato non stiamo facendo un ordine che poi magari arriva da 200 km di distanza, addirittura a volte i prodotti vengono spediti da altri paesi, un furgoncino che sta girando per tutta la città per consegnarmi una cosa che probabilmente ce l'ho a 2 metri, e allo stesso tempo anche un supporto al commercio locale a tutto tondo, quindi sia al negozio di quartiere sia ai prodotti che vende il negozio di quartiere, che spesso soprattutto mi è capitato di vedere sul settore abbigliamento, settore anche profumerie, loro si rivolgono a produttori locali, quindi magari il piccolo brand di due artigiane di Milano, e loro mettono all'interno della loro offerta i loro prodotti. Quindi è un po' in questo senso aiutare il commercio locale, un aspetto anche di sostenibilità, quindi rendere, cioè, affidarci di più a tutta l'offerta che già è presente nei diversi quartieri. Un po' rientra in quella espressione che ultimamente abbiamo sentito, ma che magari non conosciamo realmente, che è un po' la conoscenza del territorio. Esatto. Che vuol dire anche questo, comunque, capire cos'è del luogo, e non vuol dire appunto solo prodotti alimentari locali, esatto. ma anche appunto abbigliamento o artigianato che può effettivamente essere sotto casa, così alla porta di mano, e uno invece va a ricercarlo, comportando inquinamento anche maggiore, sì. e perché no, spreco di tempo, perché talvolta uno fa delle scelte che poi invece con l'aiuto della consulenza, sì. insomma, umana, dell'esperto, hanno un altro valore. Abbiamo visto infatti anche settore abbigliamento, ci sono dei negozi di quartiere che seguiamo anche molto sui social, e ci sono alcuni che fanno veramente delle iniziative molto interessanti. C'è una che ad esempio addirittura le sue clienti le mandano le foto e le chiedono se il look va bene, ecco. Le chiedono tipo quale giacca di quelle che ho acquistato da te metto stasera, questa e quindi si vede come c'è questo rapporto vero fra persone sia del quartiere, ma a volte alcuni si rivolgono anche al negozio di abbigliamento che magari è in un quartiere un po' più distante, però è il loro punto di riferimento. Quindi per noi è importante recuperare queste relazioni che si creano. Sì, siete un po' i mediatori, nel local. Esatto. Alla fine potrete anche creare una vera e propria comunità, non solo di negozianti, ma anche sì, appunto. Sì, per noi infatti è importante avere entrambi, perché da un lato è importante avere la visibilità di tutti i negozianti, e dall'altro lato avere un buon numero di persone a cui sia entrata proprio questa idea e questa consapevolezza di iniziare ad acquistare localmente. Quindi più persone che sono interessate ad acquistare localmente, più negozianti anche che sono in grado di parlare con sì, le persone. Sì, c'è un'interazione a tutto tondo, esatto. cioè non solo tra commercianti, dalle quali insomma questa interazione può nascere poi una vera e propria collaborazione, magari talvolta uno scambio, sì. non solo tra voi i negozianti, ma tra i negozianti stessi. Siccome appunto abbiamo detto che è un'iniziativa che nasce innanzitutto appunto sul web, spiegaci un po' come è organizzata, di che piattaforme vi servite, come poi ci si può arrivare. Allora, abbiamo creato come partenza, ci basiamo soprattutto su Instagram, perché ci siamo accorti come proprio le persone sono online, le persone magari sono anche sui social, camminano e magari ignorano i negozi. Abbiamo detto buttiamo tutto su Instagram, in modo che rendiamo talmente semplice il trovare un negozio che non c'è proprio una scusa per dire non sapevo che potevo acquistarlo in un negozio sotto casa o vicino. Quindi principalmente è quello che è più popolato è Instagram, dove ci affidiamo, utilizziamo gli highlights che vengono poi posizionati sul profilo
per evidenziare tutte le singole categorie, quindi abbiamo più di 20 categorie dove può essere quindi profumerie, cartolerie, abbigliamento, colorifici, c'è veramente di tutto. E all'interno di ogni highlight, cliccando, abbiamo inserito nome del quartiere, nome del negozio e nome della via, in modo che consideriamo che inserire anche il quartiere sia importante, perché a volte se sei di Milano magari riconosci subito la via e dici ah, sotto casa mia, però c'è chi magari non è da tanto tempo a Milano o che non conosce tutte le vie, allora almeno se io leggo Città Studi dico ah, ok, è qua dietro. Sì, importante saper collocare, sì, più o meno dove si trova il negozio, per capire se può essere utile in quel momento per me, per quello che ho bisogno di acquistare. Sì, esatto, rimane appunto, vabbè, la strutturazione di Instagram è particolarmente semplice e veloce, in questo modo è ancora più efficace. Sì, l'abbiamo trovato molto utile, e noi stessi spesso lo abbiamo utilizzato perché magari avevo bisogno di acquistare qualcosa, quindi basta aprire il profilo, cercare la categoria, cliccare e cercare il nome del quartiere che mi serve. Esatto, ma anche perché prima hai parlato appunto di un paesaggio che viene ignorato quando si cammina, forse siamo sempre un po' più proiettati su questi paesaggi digitali, no? Cioè, come paesaggio intendo proprio questa porzione di territorio in cui un cittadino vive e quindi un territorio che conosce particolarmente bene, questo diventa il paesaggio. E il fatto di trasmutare insomma il paesaggio da reale, concreto, a un paesaggio virtuale permette appunto di cogliere tutte le occasioni, di fatto non hai più la scusa di dire non ho visto, non conosco, ma anche perché appunto magari tante persone nuove si trasferiscono in città e tramite insomma il web riescono a raggiungere molto meglio sicuramente. Sì, infatti consideriamo che spesso, ma perché l'abbiamo vissuto noi stessi, non ci si rivolge a un negozio di quartiere perché diciamo ah, ma io non so dove trovare quella cosa lì. E infatti poco fa parlavamo, dicevamo in realtà è una cosa che non è nuova, non è una nuova abitudine, anzi è recuperare una vecchia abitudine, perché un tempo se chiediamo ai nostri nonni ci dicono ah, ti serve le scarpe di questo tipo, le pantofole, cioè qualcosa specifico, ah vai da fratelli qualcosa che loro lo vendono, quindi è una cosa che un tempo tutti sapevano tutto, tutti si conoscevano. Ed è un peccato che ci ritroviamo a vivere a Milano, che spesso non sappiamo neanche come si chiama il vicino. Uno vive la città ma non vive proprio il luogo, e questa è un po' la differenza, non la vivi forse più idealmente di quanto invece tu non possa fare fisicamente. Esatto. Infatti sono una forte sostenitrice di questo progetto perché a me personalmente serve moltissimo, essendo originaria di Milano spesso e volentieri non riesco a ritrovarmi bene nelle vie, e anch'io commetto questo errore, insomma dico come posso ricercare effettivamente quel qualcosa che non so dove trovare. Quindi l'ho trovata particolarmente utile. Ma i negozianti, se volessero aggiungersi, perché mi hai detto comunque siete più di 20 categorie, però insomma in costante aumento, come fanno? Noi siamo proprio, questa ottica è proprio senza fini di lucro, quindi in realtà chiunque ci può scrivere, segnalare il proprio negozio. Quindi noi ci scrivono o sul sito, c'è un form, quindi si può inserire e mandare un messaggio con nome del negozio, via del negozio, eventualmente se vogliono aggiungere loro il nome del quartiere, se no lo aggiungiamo noi, e se hanno social, indicarci quali sono i social per taggarli. E possono farlo anche inviandoci una mail, quindi sempre sul sito, quindi info@shoplocalmilan.it. Ci segnalano anche su messaggi privati su Instagram, commenti su Facebook, quindi veramente i canali sono tanti per scriverci. Noi cerchiamo poi di raggruppare tutte le richieste e man mano poi aggiornare i diversi canali con le categorie. Sì, per favorire insomma un po' la fruizione di tutti i nomi, non vengono messi di colpo, mi spiegavi, ma raggruppati insomma a periodi. Insomma, sì, un po' a scaglioni, in modo da non saturare diciamo di contenuti. Poi questo lo facciamo sul sito, dove aggiorniamo anche le categorie, su Instagram e su Facebook, creiamo anche ogni tanto, poi le pubblicazioni si vedono poi anche sulle stories. Le categorie sono, come dicevi, abbiamo più di 20 categorie in questo momento, ma cerchiamo sempre di partire magari dal macro, quindi faccio l'esempio abbigliamento, e poi ultimamente abbiamo iniziato anche a creare delle
categorie che vanno poi all'interno di, delle macro categorie, quindi abbigliamento, però poi ci sono borse, poi ci sono scarpe, ci sono negozi che non le vendono, altri che si le vendono, quindi abbiamo iniziato a fare anche una... Sì, voi fate proprio il lavoro di Cernita, quello che è il lavoro un po' più pesante, perché insomma risolvi il problema, sì. L'utente deve solo andare a cercare ciò di cui ha bisogno. Sì, se hai bisogno di una borsa, basta che vai lì, c'è esatto. Borse e valigie, tuc, e vedi, e ti vedi tutto l'elenco, e diciamo che è abbastanza semplice, poi sta a ciascuno scegliere quello che gli piace. Tra l'altro di qui più. Io ho portato, insomma, tu gentilmente ci hai portato queste bag, che sono appunto delle borse di tela, che voi usate per dei giveaway, insomma, sono, servono un po' a sponsorizzare proprio la mentalità. Sì, abbiamo, pensiamo che shop local, in effetti come dicevi, sia proprio una mentalità che deve entrare in ciascuno di noi. In me è entrata nel momento in cui, come raccontavo, stavo facendo, organizzando il matrimonio, acquistando delle buste. Penso proprio che così come è successo a me possa succedere a tanti, quindi il mettere proprio l'idea nella testa di qualcuno. E abbiamo iniziato a fare queste buste che dicono io acquisto nei negozi di quartiere, proprio perché per noi è una cosa da cui rendersi fieri. Io vado fiera del fatto che acquisto effettivamente sotto casa, che cerco quello che mi serve sotto casa, sto aiutando anche il mio quartiere a essere più bello, più vivo. E quindi abbiamo lanciato queste borse, le utilizziamo in questo momento come una specie di iniziativa per veicolare le persone verso i negozi di quartiere, quindi ogni mese selezioniamo 4, più o meno 4-5 negozi, a volte uno, a volte di più, a cui diamo 5 tote bag e poi sui nostri social comunichiamo che da profumeria X ci sono 5 tote bag a disposizione. Le persone devono unicamente andare alla profumeria. Poi ovviamente l'intenzione è che magari chi non conosceva, non era mai andato in quella profumeria, entra e dice ah, vorrei la tote bag di shop local, e ovviamente l'intenzione sarebbe che magari guardasse un po' in giro, magari trova qualcosa certo. Che gli piace, che non ci aveva pensato prima, che sì, cercava. Riscopre un po' non solo il negozio ma anche un po' tutto quanto lo circonda di fatto. Esatto, quindi iniziare a trovare, a rendersi conto un po' di più delle cose. Quindi queste sono il nostro scopo, utilizzarle sia per identificare quelli che per noi sono diciamo le persone che acquistano localmente e sia per portarle, quindi iniziare a portarle sempre di certo, più verso i negozi. Far conoscere questo messaggio, esatto. Insomma, della mentalità del comprare locale. Esatto. E tra l'altro un aiuto ulteriore, dicevamo prima, oltre a catalogare tutto, creare diverse insomma, categorizzazioni per cui è molto semplice per l'utente ricercare ciò di cui ha bisogno, la pagina Instagram mi è sembrata molto carina dal punto di vista della promozione, cioè l'idea è quella di far conoscere ancora di più i negozi che fanno parte appunto di questa grande comunità, raggruppandoli magari per necessità, a volte i post suggeriscono dove trovare negozi di abbigliamento, 5 negozi di abbigliamento sì. Locale. Quello cerchiamo di farlo anche molto, diciamo, fra virgolette, a tema. Ad esempio uno che mi piace ricordare è quello che abbiamo fatto legato all'arredamento, perché c'era il periodo post lockdown che tutti sono impazziti, sono andati nei grandi negozi, catene multinazionali a comprare mobili e poi si facevano le code di 2 ore, quando sotto casa a Milano ci sono veramente tanti negozi di arredamento, e non dico di arredamento quelli magari di super brand di lusso costosi, ci sono proprio negozi di arredamento che vendono a prezzi medi, comunque accessibili, e quindi quella volta abbiamo fatto ad esempio il post 5 negozi di arredamento, negozi di quartiere di arredamento, dove trovare i prodotti senza dover fare code lunghe di decine di metri. Quindi è un po', cerchiamo anche di inserirci nelle occasioni di consumo e togliere, diciamo, evitare che le persone si indirizzino verso o l'online o le grandi multinazionali e invece pongano l'attenzione verso i negozi di quartiere. Sì, un cambio di mentalità, da una mentalità più insomma generalista, per cui mi affido all'online, mi affido alla grande marca anche talvolta, con un gusto che poi è anche meno personalizzato, in favore di uno shop locale appunto che non ha tutti solo i vantaggi che abbiamo menzionato, ma anche quello di magari ritrovarsi un po', cioè conoscersi meglio in una veste diversa, che non è quella dell'acquisto, il classico scaffale, facile da montare, però impersonale, ma magari trovo qualcosa più sulla Girando poi i negozi di quartiere,
È incredibile, io stessa, mio marito mi prende in giro perché dice ogni volta che vai a fare il giro torni con un sacco di cose, un sacco di acquisti, ma perché arrivo e dico sto facendo le foto, poi dico ma questo che cos'è? Ah, che bello, allora questo lo porto via, perché effettivamente si riscoprono tante cose che magari o non si pensava neanche che di trovare quel tipo di prodotto, o proprio come dicevi eravamo abituati a un prodotti un po' più standard che hanno tutti, e invece riesci a trovare cose più originali nei negozi, e non per forza, non, anche a prezzi accessibili, quindi di tutto. Adesso tuo marito invece ha scoperto che l'iniziativa è nata proprio per fare più shopping, così lui, dice, lui dice secondo me questa era una tua scusa per andare a fare shopping e tornare a casa. Ogni volta tornava mi diceva ma anche oggi hai acquistato qualcosa, non potevi limitarti a fare da un pezzo personale, poi in realtà ne è nato qualcosa di molto utile. Sì. Per cui Erika, noi ci salutiamo, ti ringraziamo, ricordo ancora le pagine Instagram, Facebook e il sito, digitando Shop Local Milano diventa tutto molto semplice, ci auguriamo insomma che si estenda, che non sia solo un Milano, ma che possiamo raggiungere anche altre città italiane, e per ora direi tutto. Grazie Erika. Grazie mille. Noi ci vediamo alla prossima puntata.